Un programma offerto da Enoteca Il Regno di Bacco, Messina, in Viale Boccetta 14A. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. L'arte del sapore. Le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. A Messina, in Via Camiciotti 10-12. Caseificio Paolo Calogero. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. In Via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. A tutto campo, fatti e uomini di sport raccontati in libertà. Conduce Pietro Di Paola. Buonasera, buonasera a tutti cari amici sportivi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con lo sport su Radio Amore. Ogni martedì alle 19 vi teniamo compagnia per parlare delle vicende del Messina, trasmissione che si aggiunge a quella del venerdì, anteprima che vi guida alla presentazione della giornata di campionato e poi il pezzo forte Diretta Sport con prepartita, la radiocronaca, il post gara con tutte le interviste delle gare del Messina che anche quest'anno seguiamo in casa e in trasferta come accade da tanto tanto tempo. È stata una bella domenica per i tifosi giallorossi grazie alla vittoria dei peloritani a Catanzaro, frutto di una prestazione veramente generosa che ha impressionato per la compattezza che la squadra è riuscita a mettere in mostra. Certo, i problemi non sono risolti, le lacune di questa squadra restano, ma il lavoro svolto da Marra con la preziosa collaborazione del suo vice Buonocore è davvero straordinario, perché costituire una squadra, e la percezione già ce l'abbiamo, non è cosa semplice nel contesto in cui il Messina si è trovato tra la fine del mese di agosto e l'inizio del mese di settembre. L'organizzazione di gioco mi ha colpito, ribadisco, restano chiaramente le caratteristiche tecniche non eccelse di alcuni elementi che pure però proprio domenica con il Catanzaro, ma era accaduto sia pure a tratti anche in occasione del match molto più difficile con il Foggia, hanno mostrato di tenere a questa maglia, e questo è un aspetto secondo me che deve essere tenuto a mente da tutti i tifosi che devono supportare la squadra. Se un giocatore non è all'altezza dal punto di vista tecnico, ma dall'anima, comunque bisogna applaudirlo. Poi magari ce la si potrà prendere con chi lo ha scelto o con chi sta sopra ancora, ma questo è un altro discorso. Quindi onore a questi ragazzi per quello che sono riusciti a fare domenica al Ceravolo. Purtroppo, come spesso accade, la gioia dura poco in casa Messina di questi tempi, perché ieri è arrivata nel tardo pomeriggio nella redazione una notizia negativa, quella del deferimento del Messina e dei suoi vertici per la nota vicenda delle fideiussioni che non corrispondevano, per quanto riguarda i titoli dei soggetti che l'hanno emessa, a quelle che erano le richieste della Lega e della Federazione. Andiamo con ordine intanto per non creare immediatamente paure. Il deferimento è un rinvio a giudizio, è l'equivalente nel diritto sportivo del rinvio a giudizio, vale a dire il Messina verrà giudicato e anche i suoi dirigenti, dal presidente Stracuzzi al vice Oliveri all'altro vice Gugliotta, verranno giudicati innanzi alla sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale per una condotta che viola, secondo la Procura Federale che appunto ha proceduto al deferimento, i doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva. In che cosa consiste questa condotta? Entro il 30 giugno tutte le società di Lega Pro dovevano presentare una fideiussione emessa da soggetto abilitato di 350.000 euro. La fideiussione che cos'è? La fideiussione è una garanzia che viene emessa da un ente terzo, una banca o appunto una compagnia assicurativa, che copre, tra virgolette, fino a un determinato ammontare, nel caso specifico 350.000 euro, i debiti che quel club eventualmente contrae. Chiaramente ci si riferisce soprattutto agli stipendi e ai contributi dei calciatori. Il Messina ha scelto di rivolgersi a una compagnia assicurativa e non a una banca, come la maggior parte delle società. Ha scelto però una compagnia assicurativa che, secondo la normativa della Lega, non aveva i titoli per emetterla. Normativa della Lega che a sua volta si rifà alle disposizioni della Banca d'Italia, quindi un organismo che
ha certamente potestà in materia superiori a quelle della Lega e della Federazione. In virtù di questo la fideiussione è stata ritenuta irregolare e quindi di fatto è come se il Messina non l'avesse presentata entro il termine perentorio del 30 giugno. La Lega, in quanto non era stata molto chiara sull'argomento, vale a dire sulle caratteristiche che dovevano avere le compagnie assicurative in grado di emettere fideiussioni regolari, ha concesso una proroga e così il Messina è riuscito a sistemare la cosa facendo rilasciare una fideiussione da una nuova società assicurativa, da una nuova impresa assicurativa. E infatti regolarmente, per fortuna, stiamo partecipando a questo campionato di Lega Pro 2016-2017. Resta però la violazione del termine perentorio, non tanto per quanto riguarda l'iscrizione, perché ribadisco, la Lega almeno a parole ha mostrato un atteggiamento assolutamente di comprensione verso i vari club, e adesso vi spiego perché dico a parole, ma certamente la federazione invece considera comunque violata la normativa che riguarda il rilascio delle licenze federali indispensabile per poter partecipare a un campionato professionistico. Ecco che arriva questo deferimento da parte della Procura Federale su segnalazione della COVISOC, che è la commissione che vigila appunto sulle società di calcio, in particolare sulla correttezza amministrativa e contabile degli stessi club. Ora, spero di essere stato chiaro fino al momento, in virtù di questo deferimento ci sarà un giudizio, verosimilmente passeranno un paio di mesi, probabilmente il verdetto di primo grado si avrà entro la fine del 2016. Che cosa rischia il Messina? Il Messina rischia due punti di penalizzazione e ragionevolmente, per quanto abbiamo appreso attraverso fonti romane, il rischio è veramente concreto. Non riteniamo che ci siano molte probabilità che la società giallorossa riesca a cavarsela con una semplice ammenda di carattere economico. Un punto di penalizzazione è molto probabile, forse anche due. La società si è rivolta all'avvocato Chiacchio, che dopo Grassani rappresenta certamente uno dei principali avvocati italiani in materia di diritto sportivo, dei più importanti, dei più conosciuti, per difendere la propria tesi che si fonderà sulla buona fede del club e appunto su questa mancanza di chiarezza in senso lato da parte della società. La Procura Federale a quanto pare replicherà facendo notare come gli altri 56 club di Lega Pro o giù di lì sono riusciti a rivolgersi a una compagnia abilitata, quindi evidentemente non ci sono delle colpe ascrivibili appunto alla Lega. Lega che, vi dicevo, in un primo momento proprio a cavallo dell'episodio tra la fine del mese di giugno e inizio del mese di luglio aveva mostrato un atteggiamento particolarmente comprensivo, ma sembra un po' abbia fatto marcia indietro, perché ieri in una trasmissione della Rai, probabilmente lo saprete, il presidente di Lega Gabriele Gravina ha alzato un po' il tiro, dando per scontata la condanna di tutte le società di Lega Pro coinvolte, oltre Messina, Cellaca, Castellammare Ceratese e la Lucchese, sottolineando come in alcuni casi i punti di penalizzazione saranno senz'altro due, qualcuna se la caverà con un punto, ripeto, dando praticamente per scontato il verdetto negativo per tutti questi club. Quindi piuttosto che come dire, tutelare i club caduti in un errore, diciamo, se vogliamo, veniale, il presidente della Lega da questo punto di vista è stato molto risoluto, e anche questo ci dà un po' la sensazione concreta di quello che sarà l'epilogo di questa vicenda, il probabile epilogo di questa vicenda. Non mi è molto piaciuta questa dichiarazione, perché fino a prova contraria ci deve essere un giudice che valuterà i fatti, invece una parte che nel giudizio non dovrebbe avere alcuna
alcuna importanza, alcuna rilevanza, ha espresso non un parere ma quasi un anticipo di sentenza. Ma al di là di questo, si tratta semplicemente di una mia valutazione, è evidente che insomma il rischio di penalizzazione ci sembra veramente concreto, ma ripeto, i tempi non sono brevi, quindi è inutile fasciarsi la testa. Peraltro si tratterebbe di una sanzione, di un provvedimento accettabile, ammortizzabile. Per fortuna il Messina ha portato a casa questi primi tre punti della stagione, per cui nella peggiore delle ipotesi, ecco, facciamo così, pensiamo di aver pareggiato piuttosto che vinto. È una storia che comunque contribuisce ad incrementare il clima di incertezza, no? Che sta caratterizzando questi primi mesi della stagione. Spero di essere stato chiaro. Chiaramente se c'è qualche dubbio potete girarmi delle domande. Come al solito la nostra linea SMS WhatsApp è aperta, vi ripeto il numero, già stanno arrivando dei messaggi, 366 41 50 500, ripeto 366 41 50 500, domande già ne sono arrivate tante, le sto guardando, le cominciamo a leggere subito dopo la pubblicità. Amore, pubblicità, amore, amore, pubblicità. Enoteca il Regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938 l'arte del sapore, macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli a Messina in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menù del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 21-25 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 21-25 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Sì, 366 41 50 500, un ascoltatore, giriamo questa comunicazione di servizio alla nostra regia attraverso proprio la linea SMS WhatsApp 366 41 50 500 e ci chiede di alzare l'audio di Paolo. Era colpa mia, avevo allontanato il microfono e quindi diciamo il problema dovrebbe essere già stato risolto. Adesso parliamo di calcio, tra poco ve l'abbiamo annunciato sui social. Nel corso del pomeriggio sarà il nostro ospite Alessandro Berardi. Continuano ad arrivarci messaggi, è accaduto anche nel corso di queste giornate tra la trasmissione di domenica e quella di oggi, sulle questioni societarie, sulla trattativa tra i soci del Messina e Proto. Ecco, voglio subito chiarire una cosa e poi chiudiamo questo tema, perché insomma è diventato anche stucchevole. Noi abbiamo poco da dirvi perché sinora nulla è accaduto, e come sa bene chi ci segue in TV o in radio ormai da quasi 18 anni, noi siamo abituati a raccontare la verità
quello che accade, i fatti, soltanto i fatti, ai quali è indispensabile attenersi per elaborare poi magari in una seconda fase, come il nostro diritto, come vostro diritto, un giudizio, dei giudizi su fatti e persone. Nulla è accaduto, vi dicevo, su questa vicenda, perché da sabato 18 settembre, quando ricorderete, lo studio legale Villari, i soci del Messina si sono incontrati con Proto per concordare un percorso per la possibile cessione del club. Di fatto è mancata la materia prima, nessun documento ufficiale, nessun bilancio, nessuna transazione con i creditori, nessun documento attestante le anticipazioni dei soci. Neanche un misero foglio A4 è mai stato trasmesso ai consulenti di Proto dai colleghi che invece rappresentano i proprietari del Messina. Nulla di nulla. 10 giorni sono passati invano, nonostante il sollecito formale a mezzo PEC di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Perché, vi domanderete? Non lo so. Non lo comprendo. Mi sforzo di farlo, ma non ci riesco. Anche perché dovrebbe trattarsi di dati, di documentazioni in possesso e nella disponibilità di qualsiasi società che abbia un'ordinaria gestione. Forse, dubbio è lecito, Stracuzzi e gli altri soci ci hanno ripensato, non sono disponibili a cedere il 100% delle quote alle condizioni economiche fissate in quel famoso incontro. È nel loro diritto, nel loro pieno diritto, anzi. Ma ce lo dicano chiaramente. Ce lo dicono chiaramente, così chi e siete in tanti, appunto, quotidianamente in redazione ci inviate messaggi oppure magari ci fermate per strada, a me e ad altri colleghi, per chiedere novità sull'argomento, lo archivino definitivamente, così facciamo anche noi. Altri pensano che la ragione per la quale non arrivino questi documenti sia un'altra. Quale? Non lo so. Proto aspetterà in eterno? Anche questo non lo so, non credo, non mi sembra ragionevole, nell'interesse del Messina innanzitutto non mi sembra ragionevole, probabilmente si stancherà lui, quello che è certo è che noi siamo stanchi, noi senz'altro, probabilmente anche voi che ci seguite, ma noi siamo stanchi, siamo stufi di dovervi raccontare sempre le stesse cose, semplicemente perché non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Per questo, ripeto, mi perdonerete se soprassiedo sui messaggi che ci state inviando. Sarei fumoso e non mi piace francamente esserlo. Quando, semmai accadrà, l'invio di questa documentazione promessa, indispensabile per la valutazione e la congruità della richiesta economica della società, dei soci del Messina per la cessione del 100% delle quote, dicevo, se mai questa trasmissione di documenti si concretizzerà, ve lo faremo sapere, però vi prego, ve la chiedo proprio come cortesia personale, non ce lo chiedete più, perché quando ci sarà una novità noi vi informeremo. Sapete che siamo abituati ad avere un rapporto molto confidenziale con i nostri ascoltatori, ci piace interagire con loro, ci piace anche quella situazione in cui la pensate in modo diverso da noi, però continuare a parlare di qualcosa che non esiste, probabilmente per una precisa volontà di una delle parti, mi sembra inutile. Un'ultima cosa, visto che ci siamo, la voglio dire questa. Qualcuno dice che in una trasmissione sportiva occorre parlare solo di calcio, delle prodezze di Pozzebon, degli assist di Milinkovic, delle parate di Alessandro Berardi, che sentiremo tra poco. Quanto ci piacerebbe farlo? Chi ci segue da sempre sa quanto ci piace raccontare i personaggi, raccontare il talento del calcio, raccontare la tattica, no? Quante volte con Romolo Rossi abbiamo dedicato quasi ore delle nostre trasmissioni a parlare di pallone, dei gesti tecnici, delle perle che questo sport ci regala, ma anche di quei colori, di quella passione che fanno da contorno a questo meraviglioso mondo che ruota intorno al rettangolo verde. Ma per farlo, per poterci continuare ad esaltare e a raccontare i gesti tecnici dei nostri campioni, occorre che il pallone rotoli. Non dimentichiamocelo mai. Occorre che il pallone rotoli, continui a rotolare. A buon intenditor, poche parole. Basta adesso. Questo tema chiudiamolo qui. Direi di anticipare
la prossima pausa pubblicitaria, e così tutto d'un fiato potremo farci una bella chiacchierata con Alessandro Berardi, al quale, se volete, come sempre, potete porre le domande scrivendo proprio alla linea SMS WhatsApp 366 41 50 500. Pubblicità. Amore, pubblicità. Amore, amore, pubblicità. Enoteca Il Regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938, l'arte del sapore. Macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo. Le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli. A Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menù del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 21-25 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 21-25 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Bentornati, bentornati ad A Tutto Campo. Sono veramente molto contento stasera di avere come ospite Alessandro Berardi, che saluto e ringrazio. Ciao Alessandro, benvenuto, bentornato. Ciao, buonasera a tutti. Prego la regia di alzare un pochino il mio audio in cuffia perché lo sento un po' lontano. Sono molto contento perché, insomma, è un po' la dimostrazione, la vicenda di questo ragazzo che anche nei momenti più difficili occorre trovare la forza dentro di non mollare. E Berardi, poi magari non ci torniamo nel dettaglio, ma lo sapete, di momenti difficili ne ha vissuti in questo 2016 che credo, speri, passi presto. Lo dico con l'orgoglio di chi, insieme ai colleghi della redazione, lo ha sempre difeso anche nei momenti in cui, insomma, probabilmente i più ne avevano messo in discussione l'utilità, ecco, diciamo così, per questo Messina. E quindi te lo dico sinceramente, Alessandro, sono molto contento di averti stasera con me, e la richiesta all'ufficio stampa, che ringrazio per aver accolto la mia istanza, era proprio opportuna a mio avviso. Allora Alessandro, intanto come stai? Bene, bene, tutto bene, il recupero procede alla grande, perché piano piano dopo l'operazione è stato un periodo anche lì, un periodo abbastanza lungo e particolare, perché comunque mi sono fatto male lo scorso anno a Castellammare, che mi ero rotto due vertebre, quindi anche lì in pratica non ho potuto anticipare l'operazione, è stato un po' un problema anche lì. Alla fine sono tornato in campo ormai 4 mesi fa e piano piano dai sto molto meglio. Senti, per questo sto bene. Oggi cos'è, il 27 di settembre, quindi sono trascorsi ragionevolmente 7-8 mesi da quel momento veramente duro umanamente. Pensavi che così presto, insomma, saresti tornato dalla polvere agli altari, ecco, diciamo, come si dice in questi casi? Guarda, questo non lo so, nel senso non mi sento, non mi sono mai sentito
coinvolto, perché nel senso avevo la serenità e la consapevolezza di avere tutto a posto e non c'entrare nulla con quello che è stato detto. Allo stesso tempo mi ha fatto male, perché io sono un ragazzo comunque che lavora tanto, un ragazzo che ha sempre voglia di migliorare, di far bene, di crescere e comunque ambire altre categorie. Quindi di certo quel momento non è stato un picco alto per la carriera mia, no? Di certo non mi ha aiutato su quello che poi potevano essere le scelte future, perché comunque è stato tra virgolette gettato quello che è stato fatto di buono in un girone d'andata è stato buttato via del tutto. Però questo poi fa parte anche del mio carattere, di andare soprattutto e comunque continuare a lavorare, che è quello che mi dà forza, perché se non c'era il potere allenarmi tutti i giorni sarebbe stata dura uscire da quel momento così difficile. Però alla fine, a conti fatti, l'abbiamo superato e c'è un altro anno dove voglio far bene, c'è un gruppo nuovo, un gruppo diverso e quindi nuovi stimoli per poter migliorare quello che è stato fatto lo scorso anno. Ecco, senti Ale, due cose e poi parliamo di quest'anno. Intanto provando un po' a andare proprio nel tuo animo, è davvero superato quello shock a livello psicologico di quel periodo, oppure ancora insomma qualcosina, come forse inevitabile che sia, ti è rimasta dentro? Guarda, ci sono due fasi, nel senso, una è la fase prettamente di calcio, di campo, e quella è superata, nel senso che è stata dura le partite dopo, penso a Matera, penso a Lupa Castelli, penso a Foggia. Andare in campo comunque, perché non è una situazione surreale, perché io non me posso scordare quella mattina che stavo andando a allenare, che non c'era neanche allenamento la mattina, però col fatto che il ginocchio mi ero andato a allenare, facevo sempre doppio perché non potevo allenarmi a Mili Marina sul sintetico, quindi mi andavo a allenare col preparatore dei portieri da solo la mattina, al San Filippo, che essendo Cerpa naturale è più facile, nel senso, sì esatto, il ginocchio risponde meglio, e mi è arrivata la foto di un mio amico che giocava dall'altra parte d'Italia e io penso mi stava a fare uno scherzo. Era assurdo quello che è successo in quel momento, era completamente surreale, una cosa che non auguro a nessuno e sinceramente è stato un momento duro. Fortunatamente c'ho mia moglie, c'ho la mia famiglia e comunque mi è stata vicino, anche il gruppo dell'anno scorso ha fatto un lavoro per me incredibile, e allo stesso tempo quindi quella è superata a livello di campo, perché comunque poi passa il tempo, diciamo che come tutte le cose il tempo aiuta. Per quanto riguarda invece la mia personale, no, perché ho detto, come hai detto tu, è quasi uno shock, perché leggere quelle cose è una cosa, ripeto, che non auguro a nessuno, è stata una cosa pesante, poi soprattutto quando sai che non c'entra nulla e sono cose poi che alla fine sono state anche provate, non solo personalmente, perché non sono mai stato né, come è stato scritto, né indagato, né niente di tutto ciò, sono stato ascoltato come è stato ascoltato il capitano, il portiere di tutte le altre squadre, e che è stato, se è successo quella, diciamo, sono state delle partite che sono state, diciamo, presunte. Però è stata una cosa fuori, che non augura nessuno, è fuori da ogni regola. Senti, e poi veramente la chiudiamo, ma un ragazzo di poco più di 20 anni, questa gliela devi dire, però gliela devi raccontare, come si fa a trovare la forza, no? per andare avanti, perché sai, chi non conosce bene questo mondo e come lo si vive, l'intensità col quale lo si vive, può pensare che io stia anche esagerando nei toni, nelle parole, ma chi invece un po' ne mastica di calcio vero, sa di che cosa sto parlando. Ecco, a un ragazzo che malauguratamente si trovasse nella tua stessa condizione, che cosa gli dici, a cosa si deve appigliare? E non parlo chiaramente di un portiere o di un calciatore, dico in generale, no? Nella vita. Prima di tutto io penso che ognuno di noi deve avere delle basi, no? E io ce l'ho nei valori che mi hanno insegnato i miei genitori e nella famiglia che in questo momento è mia moglie. Quindi da lì sono ripartito, c'è poco da fare, perché altre cose non c'è, non esiste campo, non esiste niente, non esiste calcio, vita, amici, cioè in quel momento le persone che ti stanno più vicine, ognuno poi trova la forza dove crede, io l'ho trovata lì. Poi sinceramente anche mi ha aiutato riandare subito in campo, continuare a allenarmi, sono stato fortunato che abbiamo
ho fatto subito bene di nuovo a partita a Matera, Foggia, abbiamo fatto 9 punti, 10 punti in 4 partite, è stato pure quello che comunque un po' ha smaltito un po' quello che era successo, anche se poi, come ti dicevo, non l'ho smaltito ancora adesso, quindi figura la distanza di un mese e mezzo. Chiaramente ha avuto ripercussioni anche su quello che in quel momento è stata la mia parte di carriera, no? Un momento comunque importante perché venivo da... In parte compromessa, secondo te, almeno nella sua prima parte? Non ho capito, scusami. Dicevo, tu parlavi della carriera. No, sinceramente, anche se adesso insomma sei tornato a giocare alla grande, pensi in parte sia stata compromessa da quello che è accaduto? Sicuramente il mercato di quest'estate, un po' per il ginocchio, perché comunque mi sono operato, un po' per quello che è stato scritto, non è che mi ha agevolato e mi ha aiutato, nel senso che capisci da te che comunque un girone fatto con Messina, fatto il 6 settembre all'ultimo, con giocatori importanti, perché ci sono giocatori importanti, però fatto così, veloce, che non perde 10 partite, che fa un girone d'andata chiuso in quella maniera, penso che comunque tutti i ragazzi che partecipavano, chiaramente chi era protagonista, perché è normale, in quel momento aveva avuto una visibilità importante. È normale che la stessa visibilità è stata tolta dichiarando quelle cose, dicendo quelle cose. Va bene, questa... dicendo parzialmente compromesso in quel momento, poi io penso che la mia carriera sarà lunga, nel senso che comunque essendo un portiere ho tutti altri anni davanti, come ti ripeto prima, cerco sempre di allenarmi, di migliorare, è normale, cioè, uno fa sempre, no? Cioè, aspirazioni sono sempre più alte possibili per poi cercare di raggiungere degli obiettivi e io ce li ho sempre e me li prefisso. Senti, ma in sincerità, e poi veramente andiamo avanti, ma le domande vengono una dietro l'altra quando ti ascolto piacevolmente, ma oggi qual è il rapporto con il presidente? È un rapporto da datore di lavoro a dipendente, leale, limpido, buono, ma pur sempre limitato a quello? Oppure siete riusciti a ricostruirlo? Io con il presidente ho parlato non immediatamente, perché lui si è scusato, ma in quel momento anche lui non sapeva bene quello che stava succedendo. Io ho parlato chiaramente con lui, ho parlato bene nel senso che ho parlato direttamente, io ho detto quello che erano i miei pensieri e lui mi ha espresso i suoi, al di là delle scuse, che comunque quello è il minimo, nel senso, certo, quello è il minimo, però lui ha capito bene come stavano le cose, che comunque è stato lui preso dal momento così, non essendo abituato magari a certi... Sì. Ora ti abbiamo un po' perso e adesso vediamo se riusciamo a risentire bene. Alessandro, mi senti? Pronto? Sì, il segnale va e viene. Facciamo così, regia, proviamo a chiudere, a richiamarlo, così miglioriamo la qualità del segnale. Intanto io nel frattempo ne approfitto per leggere i tanti messaggi che ci stanno arrivando, varie domande per Berardi. Per esempio, ci chiede Antonio Limardi se questo Messina al completo, quindi Correa, con Palumbo e compagnia, è più forte dell'anno scorso. Poi ci sono novità su Vice Pozzebon, arriva o non arriva, questo magari parliamo dopo e non penso che Berardi possa illuminarci sul tema, ma intanto rispondiamo alla prima parte della domanda di Antonio Limardi. Alessandro, ti chiede questo ascoltatore se questo Messina al completo è più forte di quello dell'anno scorso, secondo te. Io ti esprimo la mia opinione, secondo me il paragone non si può fare perché è certamente meno equilibrato, nel senso che ci sono molti giocatori bravi in alcuni reparti e invece altri sono sguarniti, ma questa è la mia idea che ho sostenuto tante volte in queste trasmissioni. La tua, rispondi ad Antonio. Guarda, io penso che comunque quest'anno siamo in un momento un po' particolare, perché comunque abbiamo anche domenica abbiamo avuto quattro assenti importanti, perché comunque c'è un'intera fase difensiva che è rimaneggiata, comunque mancava Musacci, che per noi è importante perché dà i giusti equilibri, e giocatori che devono rientrare in forma, perché comunque non avendo fatto ritiro qualcosa ancora ci manca a livello fisico, quindi penso che la squadra completa è una squadra che può fare bene, importante. Però non sfuggire alla domanda di Antonio, è più forte o meno forte?
di quelle dell'anno scorso. No, questo non te lo dico, come hai detto tu, stanno dei riparti che secondo me l'anno scorso erano più forti, mentre dei reparti che quest'anno dove quest'anno possiamo veramente fare la differenza, e lì dobbiamo sfruttare le nostre qualità, che secondo me rispetto alla media del campionato in alcuni reparti abbiamo più forti, siamo più forti. Ancora ci dice quest'altro ascoltatore: ho visto la partita con il Catanzaro, il mio parere il limite del Messina è quello di avere una difesa un po' traballante, spero che i titolari Re e Palumbo possa rientrare al più presto. E Marcello, io penso che dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi che hanno giocato, perché abbiamo giocato con una formazione giovane, con due ragazzi che erano le prime esperienze, vedi Ricotti, vedi Bruno, e penso che i sacrifici che stiamo facendo queste settimane per tenere tutto compatto, tutto unito, nonostante i risultati sono mancati, non le prestazioni, ma parlo dei risultati, vedi Castellammare, vedi Foggia. Comunque abbiamo avuto un calendario, tre partite con tre squadre fatte e costruite, sì. Due per vincere, una per arrivare ai playoff a zone alte. Penso che questo è sotto gli occhi di tutti, quindi abbiamo, in un momento dove il calendario non ci ha aiutato, penso che abbiamo fatto vedere cose buone. Poi è normale che si può fare sempre meglio, sono il primo a dirlo, però quello che deve fare, quello che noi dobbiamo trarre forza è che abbiamo fatto sacrifici, abbiamo tenuto anche la bada con una formazione giovane, perché se penso alla difesa penso a un 90 e 4 e 3 under, quindi non è facile. Volevo che mi raccontassi, sei un giovane ma sicuramente rispetto alla media più esperto degli altri, il modo di essere allenatore di Marra, che insomma uno raccontava Pozzeboli in un'intervista a Piero Rizzo sulla Gazzetta dello Sport giorni fa, che sente molto la partita e che vive in funzione della partita. Che cosa mi puoi raccontare di Marra allenatore? Noi lo conosciamo da giocatore, ma ancora da tecnico dobbiamo comprenderne fino in fondo le caratteristiche. Cioè è un martello, ecco, ossessivo nell'impartirvi le direttive, uno tranquillo. Me ne tracci il profilo, anche perché tu con le parole ci sai fare, quindi mi puoi aiutare. No, il mister c'ha un'idea di gioco, c'ha un credo calcistico, e su quello, al di là del modulo, su quello fa la sua forza. Il mister è diretto, nel senso che dentro i spogliatoi tutto quello che ci deve dire ce lo dice faccia a faccia, senza nascondere niente, poi fuori ci difende fino alla morte. Questo è quello che abbiamo capito in poco tempo che lui è stato qua, perché comunque è neanche un mese e mezzo credo che è qui, quindi questo è quello che noi abbiamo recepito dal suo modo comunque di comportarsi con noi e di allenarci e allenarsi, perché comunque è uno che partecipa attivamente agli allenamenti, è uno sempre un allenatore sempre presente, cerca sempre comunque di trasmettere la sua esperienza, e questo, visti i giovani che ci stanno, che sono tanti nel nostro gruppo, questo è importante. Quindi questo è quello che il primo impatto che abbiamo avuto. Sai perché te lo chiedevo? Perché uno dei motivi per i quali insomma è stato chiamato a Messina è certamente il suo passato qui da calciatore insieme a Buonocore, sicuramente due grandi protagonisti della storia degli ultimi 30 anni del calcio messinese, e a mio avviso discorso e l'operazione simpatia avviata dalla società con la scelta di questi due personaggi per la panchina peloritana rischiava anche di sminuirne, no? Lo spessore proprio di maestri di calcio, ecco, per utilizzare un'espressione più aulica, e invece da quello che mi racconti, al di là del carisma c'è dell'altro. Sì, mi si è preparato, mi si è comunque c'ha tanta esperienza, perché comunque le partite ne ha fatte tante, mi si è comunque legge la partita, che comunque ogni volta che entriamo in spogliatoio trova sempre comunque le parole giuste, il modo giusto per farci magari farci capire, farci svegliare se in quel momento abbiamo avuto un approccio sbagliato, oppure farci tenere calmi se magari abbiamo fatto bene in quel momento, siamo troppo cari. Comunque mister trova sempre il modo per tirare fuori da ognuno di noi quel qualcosa in più, dai giovani, dai più grandi. Trova sempre le parole, il modo giusto per tirare fuori
un qualcosa in più. Proprio in questa trasmissione, martedì scorso, Enrico Buonocore, il suo vice, amico a cui è legatissimo, diceva: in una squadra che insomma non brilla per qualità eccelse, ma non c'è niente di male nel dirlo, anzi, la prova di generosità a maggior ragione di Domenico Il Cananzare è encomiabile da questo punto di vista. Diceva Buonocore: in una squadra che non ha qualità eccelse, è fondamentale per fare bene convincere questi ragazzi dell'importanza di essere amici. E poi lui ha fatto un discorso un po', come posso dire, romantico, tracciando un paragone con la sua epoca: non c'erano i social, non c'era Facebook, era più semplice stare insieme, condividere dei momenti anche fuori dal campo per diventare un gruppo. Oggi è un po' più complicato, forse su questo Buonocore ha ragione, però proprio la compattezza palesata dalla squadra a Catanzaro mi è sembrato abbia dato da questo punto di vista dei segnali positivi, no? Sì, sì, vabbè, al di là che ci sono modi diversi, comunque c'è sempre... Alessandro, non ti abbiamo sentito per qualche secondo, hai detto ci sono modi diversi? Di fare, di approcciare, fare, prima magari 15 anni fa c'erano social network, cose diverse, e quindi magari era diverso in questo modo, poi ci stanno altre. Giustamente fare far gruppo è fondamentale, soprattutto in queste categorie dove abbiamo riperso. Approfittiamone per un'altra pausa pubblicitaria e così chiudiamo la chiacchierata, anche perché ci sono due domande tecniche che mi piacerebbe fare a Berardi sul ruolo del portiere e sul suo essere portiere. Pubblicità. Amore, pubblicità. Amore, amore, pubblicità. Enoteca è il regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale e giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938, l'arte del sapore. Macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo. Le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli. A Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menu del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 2125 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 2125 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Ultimi due minuti di chiacchierata con Alessandro Berardi, poi abbiamo tanta carne al fuoco in scaletta. Alessandro, allora, in questa stagione che è appena cominciata, Berardi dal punto di vista tecnico in cosa deve migliorare? Perché ci si concentra spesso sugli attaccanti, sui centrocampisti, sull'intelligenza tattica di questo di quello, però ecco, se chiedessi a Di Muro, il mio amico Di Muro, in che cosa deve migliorare Berardi dal punto di vista tecnico, secondo te cosa mi risponderebbe, Alessandro? Non lo so. Questo di chiarlo di te posso dire quello che cioè io vorrei migliorare su tante cose, nel senso che comunque anche il fatto che manca un po' la partita da 5 mesi sicuramente
proprio, quello che mi manca più di tutto è giocare la partita situazionale. No, intendevo io però come identikit di portiere, tu conosci quali sono le tue potenzialità, che so, le uscite basse, le uscite alte, il rinvio con i piedi, cosa? Sì, allora io, il mio, come vedo io un portiere, mi piace il portiere che gioca con i piedi, un portiere che esce, poi fermo restando che il portiere deve parà prima di tutto, perché quello è il portiere, beh, la cosa principale. Però come un portiere completo, penso che un portiere che sa giocare con i due piedi, sa giocare con la squadra e dà una mano nelle valle inattive, quindi sui calci d'angolo, sulle punizioni, è un qualcosa in più. Quindi quello è quello che mi piacerebbe migliorare ulteriormente. E poi un'ultima cosa, ma trattiamo un tema nazionale. Tu sei cresciuto nella Lazio, però insomma, chi non ama Totti? Oggi compie 40 anni, sì, e ti chiedo, è giusto che un talento così fino a 40 anni giochi, oppure magari la scelta di altri di aver mollato prima il campo secondo te è più giusta? Ecco, se fossi tu nella sua situazione, cosa avresti fatto? No, io penso che lui, se continua a giocare perché ancora ce n'ha, ancora lo dimostra. Io penso che è un fatto fisico, e fisico è quando uno quando uno ce n'ha, deve continuare a giocare. E penso che lui, è giusto che lui abbia fatto questo percorso fino a 40 anni, perché dimostra tuttora, andare in campo e fa la differenza, quindi vuol dire che qualcun altro ce n'ha meno di lui. Se a 40 anni continua a essere messo in campo titolare, quindi penso che ce n'ha più di altri che stanno fuori. Chiudiamo con questa battuta in romanaccio che mi pare rende. Un abbraccio Alessandro, grazie. Grazie, ci vediamo presto, ciao, alla prossima. Grazie ad Alessandro Berardi per questa piacevole chiacchierata. Sì, devo dare spazio a qualche messaggio, ma poi ci proietteremo al prossimo turno di campionato. Allora, sì, ne sono arrivati tanti. Ciao Pietro, vedi che il Messina ne ha vinte due quest'anno, quindi fai attenzione quando dici che per fortuna abbiamo preso i primi 3 punti, a fronte della penalizzazione facciamo finta di aver pareggiato. Un piccolo accorgimento, no, io dicevo i primi 3 punti formato trasferta, ecco, vabbè, questo poco conta. E poi ci dice sempre Emanuele, comunque vi lancio un invito, domenica c'è la Paganese, cercate di caricare l'ambiente, sapete come si fa, anche se ultimamente la stampa si è impegnata su altri temi. Emanuele, torniamo al discorso di prima, Emanuele, credo che lo hai ascoltato e non lo riprendo. Io non credo che la stampa abbia questi poteri taumaturgici di caricare l'ambiente. L'ambiente lo caricano il risultato, l'ambiente lo caricano belle chiacchierate come questa con Berardi, l'ambiente lo carica un progetto degno di questo nome. Questa è la mia idea, ripeto, da qualche annetto faccio questo lavoro. Poi ancora Lorenzo ci dice: non c'è pace tra gli ulivi, speriamo che con questo deferimento non ci tolgano punti, anche perché con tutto il rispetto questo organico è carente in alcuni reparti. A riguardo gli infortunati, quando li vedremo in campo, speriamo che a gennaio arrivino i rinforzi per farci fare un campionato tranquillo. Saluti Lorenzo. Per quanto riguarda gli infortunati, Palumbo riprenderà a lavorare domani, Marra ha concesso un giorno di lavoro, un giorno di riposo supplementare, Rea con ogni probabilità a metà di ottobre. Già dopo la partita con il Catania potrebbe tornare nella lista dei convocati. Poi ancora... a proposito della questione societaria, buonasera, l'attuale società aveva fatto un cavallo di battaglia sui contributi, adesso che verranno a mancare come si fa? Scrive Peppe Marguccio. Guarda Peppe, sul discorso dei contributi io non avrei le tue certezze, spiega a beneficio di quanti non conoscono l'argomento. I contributi copiosi che la Lega elargisce alle società di Lega Pro sono a rischio nel momento in cui una squadra rimedia delle penalizzazioni, ma per quanto mi è dato sapere, certamente per le penalizzazioni conseguenza di mancato pagamento di stipendi e di contributi e di oneri fiscali, mentre invece non ci sono precedenti per la situazione in cui si viene a trovare il Messina, in cui verosimilmente si troverà il Messina, se effettivamente come pare almeno un punto di penalizzazione gli verrà inflitto. Quindi non è detto che questi contributi vengano meno, se così fosse certo a mio avviso i piani della società sarebbero certamente sconvolti, quindi si tratterebbe di una notizia drammatica, ma ripeto, per gli elementi in mio possesso
non dovrebbero essere a rischio questi contributi, ma ripeto, non essendoci giurisprudenza è difficile fare delle, delle previsioni. Poi ancora, sempre a proposito della questione di Proto, ma se a Proto non arrivano i documenti perché non emette un comunicato e dice che la trattativa è saltata per mancanza di documenti? Pino Romano, credo che se chiuderà la trattativa perché i documenti non gli sono arrivati neanche domani, dopodomani o chissà quando, Proto dirà la sua. Peraltro c'è un patto di riservatezza tra le parti, quindi... ancora, salve, è possibile sapere novità circa i profili dei giocatori che il Messina cerca? Secondo voi in Proto verrà preso? In Proto è un giocatore che piace molto a Sasamarra, a quanto pare lo avrebbe indicato lui alla società, calciatore che l'anno scorso in Serie D ha segnato 13 gol, mi sembra sia reduce da qualche problemino di carattere fisico, è certamente uno dei nomi in lizza per il vice Pozzebon, che dovrebbe essere l'unico giocatore che il Messina acquisterà prima della prossima sessione invernale del mercato. Il centrocampista invece di grande agonismo, il Maiorano della situazione per intenderci, con ogni probabilità non verrà ingaggiato. Adesso parliamo appunto della sfida con la Paganese di domenica, quando siamo pronti alla regia saluto il collega che anche questa settimana abbiamo con noi per presentarci l'avversario di turno dei Peloritani. È stato designato l'arbitro Daniele Amabile, fischietto vicentino, nel primo incrocio in Serie D nel novembre 2012 con il Messina la formazione peloritana ebbe la meglio sul San Biase grazie alla rete di Leon, mentre lo scorso campionato il 10 di aprile con la Juve Stabia al Menti sconfitta grazie alla doppietta di Vasuri, il Messina passato in vantaggio con Scardina. Sarà coadiuvato agli assistenti Tribelli e Badoer, entrambi di Castelfranco Veneto. Saluto da Pagani Danilo Sorrentino, collega di Sportube e del Mattino, anche amico personale, ciao, che ha avuto la pazienza di aspettarmi. Ciao Danilo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, arriva la Paganese al francoscoglio di Grassadonia, di Ferrigno, di Pestrin, di Silvestri, di Marruocco, insomma una carica di ex. Di Maiorano. Di Maiorano, ecco, certo, Maiorano che è stato ingaggiato. No, l'avevi citato poco fa, sì, già l'avevi dimenticato. C'hai ragione, la diretta... E poi quello più recente. Esattamente. Senti, Grassadonia al secondo anno... un tecnico che secondo me rispetto alle sue potenzialità sta facendo molto meno di quello in carriera, intendo, di quello che mi aspettavo. Sei d'accordo? Diciamo che lui paga un po' lo scotto dei primi anni, nel senso che quando arrivò a Pagani è stato accompagnato da perché il suo, scusami, è il terzo anno a Pagani, uno prima e due adesso a dire il vero questo è il quarto. Ah, il quarto, perché, sì, perché lui Grassone è arrivato nell'estate del 2011 prendendo la squadra in seconda divisione, poi si dimise a metà campionato salvo poi ritornare per i playoff, vincerli, e poi ha disputato, insomma, ha allenato la squadra per tutta la stagione successiva, quindi 2012-2013. Poi è ritornato l'anno scorso e questo è il secondo anno consecutivo, quindi il suo quarto, diciamo, globale in azzurro stellato. Diciamo che lui è stato accompagnato un po' nei primi anni, quando arrivò a Pagani, era... Non voglio usare il termine presunzione, ma sai, molto... No, lo puoi utilizzare perché anche a Messina qualche volta brillò per questo sentimento. Io sono uno dei suoi sostenitori qui, quindi... No, ma e poi voglio arrivare appunto al dunque dicendoti che, forse l'abbiamo detto anche l'anno scorso, io l'ho visto da quando è ritornato, perché poi Messina è stata l'unica esperienza che lui ha fatto prima e dopo la Paganese, sicuramente diverso. Come migliorato? Anche... Sì, migliorato anche dal punto di vista proprio del rapporto con i giocatori, con noi della stampa, con i tifosi, con la società. Credo che l'esperienza di Messina, soprattutto l'anno nella Lega Pro Unica, che poi lui non ha terminato perché fu esonerato, credo che quell'anno l'abbia segnato molto.
gli abbia insegnato tanto, anche perché credo che in quella stagione fu, tra virgolette, tradito dagli uomini che lui aveva portato, da quelli che insomma lui riponeva più speranze. Senti, quindi Reginaldo, che... Maiorano, Alcibiade, poi chiaramente tanti altri, una squadra, alcuni li ho citati prima, gli ex giallorossi, Pestrin, Silvestri, una squadra insomma, che non mi sembra costruita, al di là del ritardo con cui è iniziata la stagione della Paganese per le note vicende legate all'iscrizione, diciamo, non mi sembra costruita per insomma, provare a salvarsi il più possibile tranquillamente. L'asticella degli obiettivi è un po' più alta rispetto all'anno scorso? Sì, quando abbiamo parlato anche oggi pomeriggio, che ci siamo sentiti, ti ho spiegato che c'era, insomma, l'obiettivo è quello di fare, di entrare nei playoff, quindi no, magari anche non da decimo in classifica, ma facendo un campionato dignitoso. Certo che questo era l'obiettivo iniziale, quello prima della vicenda dell'iscrizione, poi sicuramente è stato un po' ridimensionato, ma credo che comunque, non credo, la squadra è stata costruita per arrivare nei playoff. Sta accusando la Paganese un ritardo, ma come ti spiegavo, dobbiamo far finta che ora sta facendo la preparazione, perché è una squadra che è stata completata soltanto all'inizio di settembre. Se tu pensi che nella prima partita che ha giocato con il Matera praticamente non aveva neppure 4-5 giocatori che ci sono oggi, che sono oggi però in formazione titolare, quindi sicuramente questo fa capire che è una squadra che, voglio dire, è ancora in itinere, sono 20-25 giorni di lavoro che sta facendo, quindi chiaramente devi fare una sorta di preparazione, ma nello stesso tempo comunque non fai amichevoli ma fai gare di campionato. Questo è un ritardo, sicuramente lo condizionerà il campionato della Paganese, ma l'obiettivo resta comunque quello di arrivare ai playoff, fermo restando che comunque prima dei playoff c'è sempre la salvezza più che tranquilli da conquistare. Bene Danilo, noi poi ci risentiamo venerdì per le anticipazioni sulla formazione. Intanto ti ringrazio per essere stato con noi. Un abbraccio. Grazie a te Pietro. Ciao Danilo, ciao bello, ciao, grazie. Siamo quasi in conclusione, continuano ad arrivarci messaggi, ma mi spiace, non ho il tempo di rispondervi perché abbiamo già superato da 5 minuti il nostro tempo a disposizione. Molti di voi continuano ad essere preoccupati per questo discorso delle penalizzazioni, leggo dei messaggi, e delle conseguenze legate alla possibile mancata percezione dei contributi. Vi rispondo dicendovi in sintesi quello che ho raccontato prima. Non c'è una giurisprudenza per quanto riguarda il collegamento tra il percepimento dei contributi e le sanzioni, le penalizzazioni dovute a irregolarità nella presentazione della fideiussione, almeno irregolarità di questo tipo. Certamente i contributi non vengono concessi alle società che non pagano puntualmente gli stipendi, i contributi e gli oneri fiscali. Proprio perché non ci sono precedenti, io non considererei così automatica la mancata percezione di contributi, che sarebbe un bel problema per la società, con la sanzione, la penalizzazione di uno o due punti, che è alquanto probabile. Vedremo come si evolveranno le cose. Una certa scuola di pensiero all'interno della dottrina degli avvocati specializzati in diritto sportivo che abbiamo provato a sentire escluderebbero questo rischio, ma tutti utilizzano il condizionale. Ripeto, non ci sono dei precedenti, quindi non abbiamo certezze. Abbiamo finito, chiedo scusa alla regia per il ritardo con cui ci salutiamo da voi. Prossimo appuntamento con lo sport su Radio Amore, venerdì alle 19:40. Ciao. A tutto campo, fatti e uomini di sport raccontati in libertà. Conduce Pietro Di Paola.